C'è qui con noi un giovane scrittore, Lorenzo Ramadoro, che ci è venuto a parlare del suo ultimo lavoro. Ciao Lorenzo! Ciao! Allora, Lorenzo, dici un po', raccontaci, come è nata la tua passione per la scrittura e che cosa hai fatto, che cosa hai scritto prima di REC, che è il romanzo di cui parleremo oggi? Dunque, la mia passione per la scrittura è nata intorno ai 17 anni, ho iniziato a leggere così e piano piano, leggendo inizialmente Pennac, ho iniziato a scrivere chiaramente inizialmente in forma più diaristica e poi piano piano sono passato a dei racconti e col tempo poi l'ho sviluppato, ho creato un mio blog che adesso è cambiato, adesso si chiama Lorerama. E è un blog cui appunto che contiene diversi tipi di racconti, riflessioni e tra le altre cose, diciamo, ho creato diverse categorie, ma ho creato anche dei personaggi, diciamo, autobiografici, tra l'altro, che sono Samuel Golb, Samuel Dert o anche Gianno Rampini, che appunto tengono a descrivere alcuni aspetti della alcune riflessioni in modo un po' più anche divertente, a volte come Samuel Golb per esempio anche in modo cinico, però ecco, questo cerco di fare, comunque cercare di raccontare la scrittura, anche in qualche modo la mia passione per la scrittura, scrivendo. E per questo dico che ultimamente sono molto appassionato di Philip Roth, uno scrittore ebreo che tende a scrivere appunto il protagonista è uno scrittore, e la stessa cosa vale per John Fante, che ha scritto il famoso Chiedi alla polvere, ma ne ha scritti tanti altri, creando appunto diversi personaggi come Bandini o come il Mulise, che appunto sono molto autobiografici. Quindi diciamo l'amore per la scrittura è un po' il fil rouge che lega i tuoi romanzi. Bene, allora adesso mandiamo una canzone e poi torniamo subito in studio insieme a Lorenzo per parlare del suo ultimo lavoro. Siamo ancora qui in studio insieme a Lorenzo Ramadoro, giovane scrittore che ci è venuto a trovare oggi. Allora Lorenzo, abbiamo parlato prima della tua passione per la scrittura, adesso parliamo un po' invece di REC, che è il libro che tu presenterai sabato in biblioteca. Allora, di che cos'è REC? Allora, REC è una storia che tratta due argomenti, diciamo, importanti. Da una parte c'è l'aspetto diaristico, quindi di questo personaggio che cerca di capire un po' chi è, anche perché lui sin dall'inizio ha dubbi sulla propria origine, in particolare ha dubbi sul fatto che sia realmente umano oppure no. Poi e quindi ci sarà tutta un'evoluzione che passerà attraverso varie realtà, attraverso vari altri personaggi secondari, che gli permetterà di capire o almeno inquadrare meglio ciò che lui realmente è. Dall'altra c'è l'aspetto che appunto lui, essendo esterno, sentendosi esterno alla realtà, avrà un punto di vista un po' più obiettivo rispetto a chi ne fa parte della società stessa, e quindi cercherà anche, incuriosito in mezzo alle persone, cercherà di capire quali sono gli aspetti della società, cercherà un po' di analizzarla, sia gli aspetti economici che gli aspetti sociali, cercherà di capire perché le persone si muovono verso certe direzioni. Tra l'altro, una particolarità stilistica è che ogni capitolo ha un'ambientazione a sé stante, e quindi questo è importante perché poi permette una maggiore visione d'insieme delle diverse realtà, ecco. Inoltre, sempre narrati in prima persona, ci sono dei capitoli in cui a parlare sono i personaggi secondari. Ascolta Lorenzo, se dovessimo inquadrare REC in un genere letterario, abbiamo capito che quindi è un po' un contenitore di più cose, no? Abbiamo la fantascienza, abbiamo anche un po' di saggistica, no? Se non sbaglio, un po' un quadro su quella che è la società e il mondo economico attuale. Comunque, se dovessimo inquadrare questo romanzo all'interno di un genere letterario specifico, dove potremmo collocarlo?
Beh, io sinceramente lo collegherei più in un ambito generico del fantastico, né della fantascienza né della letteratura contemporanea, perché è un'unione di entrambi i generi e sicuramente io che sono amante della fantascienza, comunque non si può definire fantascienza hard, fantascienza pura, diciamo, e quindi preferisco definirlo fantastico in questo senso. E un'altra domanda, Lorenzo, dove è possibile trovare questo libro? Allora, questo libro è in vendita attualmente in formato ebook, presto sarà in vendita in formato cartaceo su tutti i siti, maggiori siti internet online, anche su Amazon e su iTunes eccetera, e in formato cartaceo sarà presto disponibile anche nelle librerie e nelle edicole di Fabriano.